Il mattino ha la cultura in bocca. Oh, stateci bene a sentire, parliamo di un libro molto curioso, si chiama anche Francesco le diceva, sul cambiamento e sull'uso di certe parole, per l'esattezza si parla di parolacce, quindi parole cattive. Il libro è di Natale Fioretto, che è docente di lingua italiana e di traduzione dal russo presso l'Università per Stranieri di Perugia, si occupa da anni di metodologia dell'insegnamento della lingua italiana e questa mattina è in diretta su Radio Cusano Campus. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Allora, attraverso il suo libro abbiamo capito che la distinzione tra parole cattive e parole buone è puramente sociale. Quindi, per meglio dire, una parolaccia intesa tale solo per il significato sociale che gli viene attribuito. Esattamente, diciamo che ancor più meglio che sociale, io direi un significato culturale. E che poi rientra nel, il sociale rientra esattamente in questa sfumatura di significato, perché a volte, e io l'ho potuto verificare nel corso della mia professione, nei processi didattici, quindi dell'insegnamento della lingua italiana, il cosiddetto turpiloquio, cioè le brutte parole, le parolacce, quelle che i nostri genitori ci impedivano di produrre, insomma, hanno un significato enorme, perché ci permettono di capire come e quanto una persona sia in grado di dominare una lingua straniera, anzi una lingua due, cioè una lingua in cui si producono sensi, significati. Eh sì, quindi, in realtà non ci sono parole, anche la più atroce delle parolacce, usata a dovere, nel contesto corretto, come reazione, eccetera, ha un suo senso che noi possiamo facilmente identificare. Eh sì, questo è il racconto che è stato realizzato da Natale Fioretto questa mattina in diretta su Radio Cusano Campus a proposito dell'uso di determinate parole. Il titolo del libro è anche Francesco le diceva. Perché Francesco è stato preso come riferimento in questo caso, riferendosi a Francesco d'Assisi? Ovviamente stiamo parlando di Francesco d'Assisi. Devo dire che nella scelta del titolo è stato di grande aiuto l'editore, perché gli editori sono estremamente più, sanno annusare meglio l'aria. Noi ci troviamo in Umbria, quindi esattamente a Perugia, quindi a un tiro di schioppo da Assisi. Assisi è Francesco, a tutti gli effetti, Francesco il Santo. Quello attuale, il Papa, forse dovrà aspettare ancora un pochino, ma la strada è buona. E quindi si pensava di giocare sul doppio senso fra San Francesco il poverello e Francesco che adesso siede sul soglio pontificio. Ma noi stiamo parlando esattamente di Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi, sul quale bisognerebbe aprire un capitolo vastissimo, usava solitamente le parolacce, ma le usava in un senso molto particolare, le utilizzava per quello che noi potremmo definire tecnicamente un uso apotropaico, cioè vale a dire le parolacce utilizzate per la salvezza dell'uomo. Ce n'è una che viene registrata in particolar modo. Lui dava un consiglio ad un suo fraticello, in pratica, che veniva tormentato dal demonio. E questo frate si poneva il problema, dice: ma io sto parlando con il demonio oppure con un angelo? Allora Francesco gli diceva tranquillamente: tu minaccialo, digli una brutta parola, vedrai che se è il demonio fugge. E la parolaccia a cui facciamo riferimento, adesso vi scandalizzerò, ma Francesco d'Assisi diceva al suo fraticello: tu devi dire al demonio, apri la bocca, motti di caco. E questa sarebbe stata, secondo lui, la prova che si stava parlando del demonio, perché il demonio sarebbe fuggito. E il significato qual è? Il significato di questa cattiva parola qual è? Ah, sarebbe, sì, scusi, perché io l'ho detto in italiano antico, sarebbe come questo: apri la bocca, che ci defeco dentro. Ah, ecco, ok. Ecco, sarebbe questo, ci faccio il senso. La cacca dentro. Ecco, diciamolo tranquillamente, senza paure. Cioè, mi sembra assurdo, no? Scrivo un libro sulle parolacce, poi io stesso mi censuro. Va bene. Sì, sarebbe questa. Semplicemente, ecco, sappiamo benissimo che uno dei campi fondamentali delle parolacce riguarda appunto la produzione di liquidi e materiali organici. Assolutamente, ma bisogna anche analizzare l'uso di determinate parole a proposito della propria emotività. Utilizziamo parolacce generalmente quando siamo molto
arrabbiati con qualcuno e quando abbiamo anche bisogno di scaricare aggressività. Addirittura c'è qualche perfetto. Psicanalista che ritiene che usare parolacce sia anche liberatorio, sia anche un modo di... Perfetto, addirittura mi è capitato di leggere un articolo in una rivista americana di biologia addirittura, sì. Combinata tra biologia e studi psicanalitici e psichiatrici addirittura, in cui si nota che quando si viene utilizzata una parola, una parolaccia, perché siamo molto caricati, diciamo emotivamente caricati, addirittura questo uso avrebbe un'influenza sul DNA. In che termini? Nei termini che è come se, allora, quando noi ci carichiamo emotivamente, sì. Si crea ovviamente uno squilibrio nello stato di equilibrio in cui noi dovremmo vivere. Mm-hmm. La parolaccia ha la capacità di portare, scaricando, è come una messa a terra, scaricando la tensione che si è accumulata, la tensione emotiva che si è accumulata, riporta allo stato originario di equilibrio e quindi svolgerebbe un ruolo estremamente importante. Quindi è vero che fa bene dire parolacce quando le cose non vanno proprio per il verso giusto? Verissimo, verissimo. E posso testimoniarlo io che sono cresciuto in una famiglia rigidissima di militari. Mio padre era militare e in casa mia era vietato dire parolacce. Si dicevano lo stesso, ovviamente magari non sentiti. E però l'effetto era veramente liberatorio quando poi c'era la possibilità di usarle, soprattutto quelle più truci, le più terribili. Ci sentivamo così bene dopo. Certo, ma Fioretto, se le parolacce assumono significati tanto positivi così come quelli che stiamo analizzando insieme, perché ci hanno imposto di non utilizzarle? Questo è un problema squisitamente culturale, è mm-hmm. soltanto proprio perché la cultura generale che rappresenta una società, ogni società è caratterizzata da una cultura, sceglie quelli che sono i comportamenti più idonei e conseguentemente da un punto di vista linguistico quelle che sono le parole idonee, tutto per avere una forma di controllo, se vogliamo, tipo Grande Fratello, per capirci, per fare un esempio molto condiviso un po' da tutti. E quindi una volta che noi abbiamo stabilito che ci sono delle parole che sono sconvenienti, queste vengono colpite da interdetto e quindi assumono dei significati, vengono ad assumere dei significati particolari che la società non riconosce. Quindi la società e conseguentemente la cultura che della società ci parla è una società che valorizza determinati aspetti, e il tutto per creare consenso ed equilibrio. Tutto quello che non viene riconosciuto viene sentito come dissonante e come tale colpito da interdetto. Le parolacce sono colpite da interdetto. La cosa molto interessante da questo punto di vista, e noi in Italia siamo fortunati perché viviamo in un paese in cui c'è una frammentazione dialettale e culturale impressionante, mm-hmm. e ci sono dei termini che, muovendosi da città a città, assumono significati più o meno violenti. Io faccio un esempio, così ci capiamo subito. Sì. Sono di origini napoletane, il nome fa la spia. Esattamente, no? Di dove? Io sono di Napoli. Napoli. Napoli, mm-hmm. Esatto. E ho studiato, vivo ormai da tantissimi anni qui a Perugia, e ho notato una particolarità. Ad esempio, vi faccio un esempio e userò una parola un po' forte. A Napoli si può tranquillamente... Oddio, non così tranquillamente, ma insomma si può usare un termine offensivo di origini piuttosto violente, se vogliamo, perché si pensa agli escrementi. Sì. Io posso dire tranquillamente, non vi scandalizzate, posso dire tranquillamente stronz a qualcuno. Questo vuol dire eccessivamente innocente, quasi naif. Mm-hmm. Questo è il senso del termine. Se io usassi lo stesso termine a Perugia, offenderei gravissimamente una persona, perché qui viene intesa come proprio parola violentissima e offensiva, non ha più, che vede, significa cattivo con intelligenza. Certo, diremo quindi che a seconda delle regioni e delle culture italiane l'uso e il significato di determinate parole può cambiare.
Esattamente, esattamente. Appunto, noi in Italia abbiamo la Quindi fortuna nel di caso trovare. Dei napoletani, quella parola è da attribuire ad una persona particolarmente innocente. Innocente, che fa cose talmente. Ecco, ora mi spiego sciocche. Tante cose, ecco, lo sa? Sciocche. Lo sa Fioretto che ora mi spiego tante cose? Quante cose si imparano, davvero curioso infatti il dialogo. Ma guardi, poi il libro, lei ha visto, è piccolissimo, è un saggio più che un libro. A un certo punto mi sono visto costretto a dare una sforbiciata al materiale e poi anche ai lavori, perché il materiale che trovavo, io pensavo di essermi incamminato in un ambito così abbastanza scomodo, diciamo. Invece c'è una bibliografia sconfinata, studi interessantissimi. A proposito, liberatori, molto a proposito dei vuol dire che dopo, certo che dopo ci si sente meglio e si scarica l'aggressività. È vero, ben venga, no? A questo punto ben venga. Certo, però meglio trovare il modo di non accumulare aggressività. Questo sarebbe ideale. Se si può rischiare così tanto. Lo vedo un po' difficile, la vedo un po' difficile, però sarebbe ideale. C'è stato un momento storico, Fioretto, che lei sappia, visto che lei ha studiato molto il tema, in cui era concesso esprimersi in certi termini? Guardi, potremmo dire questo, che sicuramente gli anni 70 sono gli anni in cui il turpiloquio si è liberato. Ma perché? Perché noi siamo nel post-68, sappiamo cosa è successo nella cultura occidentale. Io mi faccio riferimento unicamente alla cultura occidentale in questo caso. Quello che ha rappresentato il 68, questi movimenti di liberazione, eccetera. E allora usare la parolaccia diventava un modo estremamente efficace per mostrare che si era contro la cultura classica, contro la cultura dominante, si volevano introdurre elementi innovativi. Io faccio un esempio, c'è una canzone di Guccini che ha fatto epoca, si chiama L'Avvelenata. Sì. Non so se abbia sì, mai avuto Sì, capi. Assolutamente, la conosciamo. Perfetto, ecco, quello è un esempio chiarissimo, nasce in quei periodi. Quella, ad esempio, vista da un punto di vista, uso il linguaggio di quei tempi, borghese, era un testo orripilante. Se noi invece lo interpretiamo da un punto di vista squisitamente linguistico, è un testo magnifico. Guccini non avrebbe potuto dire meglio quello che sta dicendo. Sì, questo sta a significare che l'uso di certi termini, seppure forti, è in grado di rendere meglio il significato emotivo del messaggio che vogliamo far passare. Esatto, questo accade, esatto. Per esempio, anche in teatro, una performance dialettale non ha lo stesso effetto emotivo, la stessa efficacia emotiva di una performance in italiano. Ma veniamo ai personaggi che hanno utilizzato i turpiloqui, parolacce nella loro comunicazione. Tra questi c'è Grillo, che Grillo viene anche riportato ad esempio, esatto, nel suo lavoro. Non è l'unico, con Grillo c'è anche un testo di Aristofane a proposito di aggressività verbale e di sì, teatro. Esatto, quindi Grillo, noi sappiamo che ha fatto del turpiloquio una sua cifra espressiva, proprio per questa sua volontà di rottura nei confronti di un perbenismo che è soltanto di facciata. Ma ancora, pensiamo ad esempio lo stesso Berlusconi, famosa fu la sua uscita quando disse, che non so se si ricorda, chi gli elettori di sinistra, conosciuto il programma del PD, eccetera, sarebbero dei perfetti coglioni se votassero a sinistra. Questo, e lì sdoganò un termine di ampio uso, ma che non si era mai presentato nel linguaggio politico. Salvini fa un uso incisivo del turpiloquio, e così via discorrendo. Ultimamente noi siamo, per esempio, in un altro ambiente, per esempio Trump, speriamo di no, ma questa è una mia idea personale, sto esprimendo una mia idea personale, che sta concorrendo per alla presidenza degli Stati Uniti, e anche lui fa un uso estremamente sciolto del turpiloquio e pare che sia molto gradito. Perché? Perché il turpiloquio è talmente familiare nella sfera del quotidiano, è così pacifico che si possano utilizzare termini così violenti, se vogliamo,
che chi li usa viene circonfuso da una sorta di simpatia e di empatia, cioè tu parli come me, io parlo come te, siamo molto simili e quindi io ti capisco, tu mi capisci. Oh, che bello! Riportato per esempio al discorso della politica, la politica viene sempre vista come una cosa brutta, sporca, lontana soprattutto. Nel momento in cui il politico, l'uomo politico, la donna politica fanno un uso di turpiloquio, è come se si avvicinassero, come se ci dicessero: guarda che sono umano anch'io. E certi tuoi sentimenti sono perfetti e certe tue reazioni sono comprensibili, legittime. Ma ci sono anche altri esempi eccellenti di personaggi che hanno utilizzato parolacce, turpiloqui. Tra questi c'è anche Martin Lutero, sempre riportati nel libro. Martin Lutero, esattamente. Martin Lutero si sentiva come l'ultima appendice del corpo umano. Martin Lutero è stato un personaggio che meriterebbe uno studio accurato e amorevole, perché è stato un personaggio di grandissima sensibilità. E oltre a aver prodotto quello che ha prodotto a livello europeo con la riforma protestante, è stato appunto un uomo, uno studioso anche molto tormentato, e lui, ecco, sentiva la propria umanità talmente talmente piccola, talmente sofferente, che si diceva, appunto, si rappresentava come la parte estrema del corpo umano. Non scendiamo in dettagli, ma penso che ci siamo capiti. E Dario Fo con il suo teatro popolaresco fa un uso estremamente interessante del turpiloquio, e la cosa interessantissima che fa Dario Fo è quello di, per esempio, al di là di personaggi che possono essere, mi viene in mente lo Zanni, nel suo famoso Gramlò dello Zanni, in cui c'è dell'uso di parole sempre relative all'anatomia umana, ma addirittura lui mette in bocca a personaggi come santi, lo stesso Gesù, Dio, dei termini che noi non ci immagineremmo mai in quelle bocche. E infatti c'è una frase di Dario Fo sulla copertina del suo libro molto significativa, che dice: dimmi le parolacce che usi, ti dirò chi sei, da dove vieni, da quale popolo sei stato educato o negativamente condizionato. Esatto, stiamo parlando... Sì, questo racchiude, penso, in questa piccolissima citazione si racchiude l'intero libro. Stiamo parlando infatti con Natale Fioretto, autore del libro Anche Francesco le diceva, sull'uso delle parole cattive, del torpiloquio, sui cambiamenti legati al tempo, sulle differenze culturali di certe parole. E chiudo con un dubbio che rimane, Fioretto. Abbiamo detto che il nostro DNA viene influenzato dal linguaggio che noi utilizziamo, e quindi viene influenzato anche da cattive parole. Gli psicanalisti ritengono che utilizzare parole cattive sia benefico, ma in quello che lei ha riportato poi a pagina 24 mi sembra di comprendere che non faccia proprio bene al DNA l'uso di determinati termini. Sto sbagliando? No, non sta sbagliando, esattamente non sta sbagliando, perché si parla di una completa riallocazione del DNA, cioè i componenti del DNA vengono riallocati nel momento in cui ci sono queste scariche emotive e che si traducono in linguaggio. C'è da dire, ecco, che lo studio, gli studi in questa direzione sono ancora tutti sono in fieri, insomma, sono ancora tutti in divenire. Però, ecco, c'è una cosa sulla quale vorrei fermarmi un attimo prima di chiudere. Sì. E questo, ovviamente, un libro, si può pensare che un libro, un piccolo studio come il mio, e così come tanti altri studi sono stati dedicati al problema, vogliano dare un po' il viatico alle parolacce. Quindi da domani mattina noi ci cominciamo a svegliare, invece di dire buongiorno al nostro interlocutore, magari lo mandiamo al diavolo. No, questo no. E lì comincia il nostro lavoro, che è esattamente questo, di locutori, quindi parlanti coscienti, che sanno esattamente, e in fondo è anche questo quello uno dei temi fondamentali dello studio, quello di essere, e quello di essere sempre dei locutori coscienti e consapevoli, cioè non parlare per stereotipi, per frasi fatte, per espressioni prevedibili, ma essere sempre coscienti e convinti di quello che si dice, perché quello che noi diciamo in ogni singolo istante esprime il nostro essere universo. Noi siamo tanti piccoli universi. Quindi meglio risolvere il problema all'origine e non incavolarsi. Perché non incavolarsi?
incavolarsi, senza dubbio incavolarsi, e sapere che in quel momento, proprio perché io sono incavolato e quindi sono teso e quindi sento una pressione particolare, lo comunico a chi mi sta intorno. Lo comunicherei comunque, anche se non verbalmente, certo, con il linguaggio, con il corpo, eccetera. Quindi a quel punto perché no? Certamente. Quando un individuo litiga usando parole aspre e ingiuriose, i suoi cromosomi entrano in vibrazione e si modificano tanto da indurre una diversa dislocazione dei geni. Come conseguenza, esatto, il DNA comincia a sviluppare dei processi innaturali che portano all'elaborazione di veri e propri programmi di autodistruzione. È quello che eviterei. Sì, esattamente, è questo, sì, esattamente. E questo è quello che si è raggiunto con quello studio a cui facevo riferimento poco fa. Ringrazio e saluto Natale Fioretto, autore del libro Anche Francesco le diceva, un libro che racconta la storia dei turpiloqui e di personaggi celebri che hanno utilizzato parole cattive. Il libro spiega il significato di certe parole, quali sono i cambiamenti legati ai turpiloqui nel tempo. Il libro è molto curioso e ovviamente la prima cosa che si pensa mentre si legge il libro sono le proprie parolacce. Quali parolacce utilizzate quando proprio siete incavolati con qualcuno? Pensateci, non ditele, pensateci. Arrivederci Fioretto e a presto. A presto e buon proseguimento e grazie a voi tutti. Buongiorno.